Italy. Yeah, I love Italy. Don Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy. Questa è I Love Italy su Radio Miami International. La voce che stai ascoltando è quella di Andrea Mangiarotti. Ribadiamo ancora una volta che cos'è I Love Italy, perché ci sono sempre nuovi amici e nuove amiche che magari ci ascoltano per la prima volta via Double RMI. I Love Italy è una trasmissione che va in onda per l'appunto sulla WRMI, Radio Miami International. Sono 15 minuti di parlato in lingua italiana. È un modo, direi, carino e molto simpatico per mantenere viva, insomma, la lingua italiana sulle onde corte. Ci sono alcuni programmi, insomma, in lingua italiana, e tra i tanti, non so, il famosissimo programma di Roberto Scaglione, e oltre a lui, che è veramente bravo e molto famoso, ci siamo anche noi nel nostro piccolo con questa trasmissione che si chiama per l'appunto I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana solo sulle onde corte. Vi ricordo altresì che siamo in onda per l'appunto su Kilohertz 7780 pari a metri 41, su Kilohertz 5950 pari a metri 49 e su Kilohertz 9955 pari a metri 31. Ovviamente ospitati dai grandi ripetitori, dalle grandi antenne situate in Okeechobee in Florida, nelle parti di Miami, e grazie a Jeff White e alla sua WRMI Double RMI siamo in onda qua con voi, siamo qui a tenervi compagnia e parliamo in italiano, parliamo di notizie per lo più quest'oggi molto triste, una notizia molto triste. Parliamo di suicidi. So che è un argomento un pochino delicato, però è giusto anche trattarlo, e poi vedrete che quando avrò terminato di fare questo cappello introduttivo affronteremo il problema anche in un modo diverso, un po' più carino, romantico e molto molto toccante. Pensate che secondo un articolo dell'ANSA ogni 40 secondi qualcuno nel mondo si toglie la vita, è veramente una brutta piaga. Per quanto concerne l'Italia, pare che le cifre in questo 2020 siano in leggero calo. Le cifre sono preoccupanti, sottolinea anche il telefono amico. Ogni anno riceviamo circa 1000 segnalazioni, pensate un po', da parte di cittadini che vogliono compiere l'insano gesto. Lo spiega Monica Petra, presidente dell'organizzazione. La maggior parte delle segnalazioni, delle richieste di aiuto rilevate appunto questo anno arrivano attraverso il numero unico che ricordiamo, il numero unico 199-284-284. Ma sta prendendo sempre di più piede anche il servizio Mail Amica, alla quale è possibile accedere attraverso la compilazione di un forum sul sito www.telefonoamico.it. Nel 2018 la maggior parte delle richieste di aiuto è arrivata da parte di donne, il 65% delle segnalazioni, con l'età compresa tra i 36 e i 55 anni. È la zona d'Italia dalla quale abbiamo ricevuto il più alto numero di segnalazioni, dice per l'appunto Monica Petra, responsabile del telefono amico, è il nord-ovest e di seguito il centro e sud e nord-est. Quindi quest'oggi abbiamo parlato di questa brutta piaga, insomma, che colpisce veramente tutta l'umanità insieme a questo coronavirus. Giunti a questo punto, vi ricordo i nostri contatti. Una cosa molto importante: sono sospese per l'appunto l'invio delle cartoline QSL adatta a destinarsi per questa brutta epidemia che sta coinvolgendo tutto il pianeta. Se volete comunicare comunque con noi, abbiamo la nostra mail classica andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org. Poi abbiamo anche il numero per mandare i messaggi esclusivamente WhatsApp 377 45 630 33, messaggi esclusivamente WhatsApp. Se invece preferite inviare un rapporto di ricezione alla radio che ci ospita, vi ricordo il sito
clipperw.doublermi.net. Qui potete inviare i rapporti di ricezione in formato telematico attraverso la doublermi. Abbiamo anche la PO Box di Radio Miami International, potete scrivere in formato cartaceo a WRMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152 Stati Uniti d'America. Quindi questi sono tutti i riferimenti che vi servono comunque per entrare in connessione con Andrea e con I Love Italy. Terminata questa brutta epidemia, riprenderanno anche ovviamente l'invio delle cartoline QSL. Abbiate pazienza, perché è importante veramente in questo istante non muoversi veramente di in casa e cercare di rispettare i regolamenti, muoversi solo in caso di necessità. Noi siamo arrivati al termine anche per quest'oggi, è stata una bella puntata di I Love Italy, bella più che altro perché ci siamo ritrovati, ma ora arriva veramente il clou della trasmissione. Precedentemente abbiamo parlato di suicidi, io vorrei far sentire un racconto bellissimo composto dalla scrittrice Marisa Morini, che sottolinea tra le altre cose, è la mia cara cugina, quindi ascolteremo il racconto composto da Marisa. E colgo l'occasione anche di salutare Armando, mio cugino Armando, un abbraccio a mio cugino Carlo, alla sua compagna Raffaella, che vivono a Houston negli Stati Uniti, lui è un ingegnere, lei invece è un'infermiera, quindi è in prima linea contro questa brutta epidemia. Io mando un abbraccio a Marisa, Armando, Carlo e a Raffaella, e direi di salutarci così, lanciando nell'etere il bellissimo racconto di Marisa Morini dal titolo L'appuntamento. Noi ci sentiamo, a Dio piacendo, prossimamente. Ciao a tutti da Andrea. Ciao. Credo che tutti noi nella vita abbiamo avuto un appuntamento importante, magari atteso, magari temuto, magari desiderato con tutto noi stessi. Ecco, il protagonista della mia riflessione ne ha uno veramente particolare. Questa notte ho l'appuntamento più importante della mia vita, in stazione, ma non con una persona, con il rapido delle 2:15. Ci penso da mesi, voglio diventare artefice del mio destino, voglio essere per una volta protagonista della mia storia. Poi la decisione odierna, l'incontro avverrà stanotte, 31 marzo, fine della settimana e fine della mia storia. Avrò la prima pagina del giornale locale, immagino il mio nome e cognome scritto in eretto, lo sguardo stupito della gente che parlerà di me. E senza nemmeno pagare la pubblicità diventerò famoso, non importa se per un giorno o per anni. Quando una persona è rimasta nell'ombra per buona parte della sua vita, un attimo di gloria vale bene il sacrificio che sto per fare. Sono davanti allo specchio, guardo due occhi vagamente simili ai miei. Hanno profonde occhiaie, segno che non si chiudono da giorni per un sonno ristoratore. Vedo un naso affilato che si perde fra due guance scavate ed una bocca serrata in un pensiero angosciante. Distolgo lo sguardo, quasi spaventato da questa immagine, e per un attimo scorgo l'orologio a pendolo che si riflette sulla parete dietro a me, appena scoccato le 2 di questa nebbiosa notte primaverile carica di aspettative. Domani forse sorgerà il sole, la natura si risveglierà, perché l'inverno sta passando testimone alla primavera, ma di tutto ciò a me non importa nulla, il mio coraggio per affrontare un nuovo giorno è finito, e così l'aspettativa che qualcosa possa cambiare. Non credo più ai miracoli, nemmeno ad una seconda possibilità per riscattarmi. L'unica cosa che veramente mi appartiene è il mio tempo, e ho deciso che si fermerà in questa notte così simile alla mia vita, nella nebbia di un passato da perdente. L'ho messo sul banco degli imputati della mia disfatta ed io, giudice e boia, l'ho condannato a morte. Esso non mi ingannerà più, come da bambino, quando volevo passarsi in fretta per vedere chissà quali meraviglie. Non si farà più pregare come facevo da ragazzo perché si fermasse nella mia storia d'amore, e non mi consolerà, dandomi solo la notte per sognare i miei cari che non ci sono più, impedendomi di ridarmi almeno un'ora con loro. Incurante della mia vita, dei miei desideri, è sempre andato avanti, ma fra poco avrà finito di tormentarmi. È stato relativamente semplice dare adesso la colpa di tutto ciò che mi andava male, il lavoro, l'amore, l'amicizia, i rimpianti ogni giorno così presenti. Mi ha fatto sempre arrivare troppo presto o troppo tardi
agli appuntamenti importanti della mia vita, ma stasera saremo puntuali alla fine del percorso che io ho deciso per entrambi. Onestamente, devo dire che esso mi ha anche dato il coraggio di prendere questa decisione finale e condannandolo mi sono assolto. Morendo lui, libera me. Mi vesto con cura, apro la porta e con passo lento raggiungo la stazione così vicino alla mia abitazione ed alla fine della mia sofferenza. Arriverò all'appuntamento con pochi minuti di anticipo, ma non molti, perché l'attesa potrebbe convincermi a rimandare l'incontro e tenermi gli ignoti ultimi giorni, mesi o anni che il destino mi ha dato. Mi giro una sola volta per salutare le finestre buie di casa mia, che hanno visto srotolare la matassa della mia vita. Raggiungo la pensilina illuminata fioccamente dai lampioni che orgogliosamente mettono in luce il cartello con la scritta della mia città. E mi sdraio sulle rotaie per aspettare il treno delle 2:15, il cui rumore sento in ogni mia notte insonne, puntuale come il pendolo. C'è buio, il macchinista non mi vedrà, non potrà frenare in tempo. Istintivamente giro il viso a destra e vedo le luci dell'ufficio dove c'è la capostazione. Lo giro a sinistra aspettando di vedere quelle del convoglio. Saranno le ultime immagini che porterò nella mente. C'è un silenzio reale, che anche non volendo mi fa capire che non sono solo io il protagonista di questa notte. Infatti tutti i sensi si acuiscono, sento i battiti del mio cuore, il richiamo di un uccello notturno, l'abbaiare di un cane, il pianto di un bambino, la voce del vento che parla con la nebbia. Percepisco l'odore delle prime viole. Vedo sopra di me una stella che sgomita per uscire dalle nubi. Non mi ricordavo che ci fossero tutte queste cose in una notte. Guardo l'orologio da polso, sono le 2:30. Il treno è chiaramente in ritardo, il tempo si sta ancora una volta burlando di me e vuole avere l'ultima parola, ritardando il mio appuntamento. Poi le 2:40, le 2:50, niente. Con prepotenza passa davanti ai miei occhi tutta la vita e per la prima volta anche i momenti belli, quelli che avevo dimenticato, impegnato a compatirmi, con l'assurda sicurezza di sentirmi meglio lontano dagli amici e dal mondo reale. Ho avuto un'infanzia serena. Un po' di sacrifici che ben compensavano la prima bici, usata sì, ma capace di farmi sentire libero, con il vento fra i capelli. La casa, piccola, con il mutuo, ma per me come un castello, una donna che mi amava, ma troppo assetata di curiosità per rimanere con uno che faceva una copia e incolla dei propri giorni. Improvvisamente si insinua il desiderio di poter amare ancora, di sentirmi accettato dagli amici e accettare l'aiuto di chi mi voleva bene, come se appoggiarmi a qualcuno fosse come riconoscere la mia incapacità di camminare da solo. Vorrei viaggiare per sostituire i ricordi tristi con qualche bel paesaggio inaspettato. Addirittura potrei donare un sorriso a chi piange, iniziando da me stesso, perché due lacrime inaspettate scendono sul mio viso. Le sento così calde. Da quanto tempo non piangevo? Provo vergogna pensando a tutti quelli che di ricordi belli non ne hanno, che non possiedono neppure una piccola casa con un pendolo, ai malati che soffrono eppure riescono ancora a pregare, mentre io ho l'immensa fortuna di essere forte e vigorosa e con la possibilità di un futuro. Mi vergogno di essermi sentito vittima e mai protagonista, di non aver mai fatto come quella stella che ce la mette tutta per dire che esiste, fuori dal tempo. Io non posso, non voglio più eseguire la sentenza di morte. Ho ancora tante cose da fare. Mi alzo di scatto, sentendomi Lazzaro che si risuscita. Busso con delicatezza alla porta dell'ufficio con le luci accese. Voglio sapere perché il rapido non sia venuto ad un appuntamento così importante. Ed una voce mi dice di entrare. Incontro due occhi, stanchi come i miei, ma attenti al monitor che controlla il percorso dei convogli. Porgo tremolante la mia domanda. E la risposta mi lascia senza parole. Gentile signore, ha perso l'appuntamento. Stanotte è entrato in vigore l'ora legale. Il treno è passato da parecchio tempo.